veramente volevo intanto ringraziare la dirigente Baroncelli e l'assessore Monteverde perché hanno messo tutti gli sforzi per la realizzazione di questo servizio, che saranno poi loro ad illustrarvi. Io volevo dire quello che stavo dicendo prima: in un momento in cui la città è in difficoltà, la narrazione sulla città è che tutto va male, non c'è nessuna speranza, in realtà lo dico senza avere problemi, dice che ti fai complimenti da sola, no, perché non li faccio a me, li faccio a un municipio complessivamente, alla parte amministrativa, alla parte politica. Noi continuiamo ad aprire nuovi servizi, non abbiamo chiuso nessun servizio come invece è successo in tutto il resto della città, abbiamo razionalizzato servizi che non erano più economici e non davano le risposte alla situazione attuale, ma abbiamo ampliato e sviluppato, secondo vorrei dire, i bisogni reali che ci sono. Questo perché? Perché abbiamo creduto nel piano sociosanitario e quindi è stato scritto come primo municipio, è la nostra, il nostro momento di partecipazione con la città, il nostro momento di ascolto ai bisogni, e su quel piano noi cerchiamo appunto di dare delle risposte e di aprire servizi. In un momento in cui la famiglia, la struttura della famiglia subisce, diciamo, tanti attacchi, perché ci sono attacchi economici, attacchi sociali, ci sono famiglie nuove che si avvicinano a una società che è distante dalla loro culturalmente, anche di distanza fisica, dove si devono reinventare lo stare, essere una famiglia qui, che hanno bisogni più grandi di una famiglia originaria. Un centro famiglie risponde ai tanti problemi, sono a tutte le necessità, a volte non sono problemi perché non c'è una risposta, ma sono delle necessità di base che magari le famiglie non si possono permettere di andare in un posto privato, certo, oppure non hanno una conoscenza tale da poter arrivare a chi può dare una soluzione. Chiudo dicendo che mi ha fatto sorridere in senso positivo il fatto che i primi giochi che sono stati acquistati sono le tre famiglie di tre nazionalità diverse con cui i bambini possono giocare, e questo vuol dire che veramente è un posto dove noi speriamo che tutti si sentano a casa e che appunto riusciamo a dare delle risposte concrete. Questo è quello che mi sentivo di dirvi, lascerei la parola ad Emiliano sicuramente per... No, prima spieghiamo, diciamo, Ringrazio intanto il municipio nelle figure istituzionali e anche quelle non istituzionali, perché hanno collaborato tutti rispetto poi alla creazione di questo centro, perché una parte del progetto è stata, che è quella che poi sarà quella successiva, no? È stata fatta in coprogettazione, proprio mirata a quelle che sono i bisogni del territorio. E poi credo molto, ringrazio, perché il municipio ha creduto nel centro famiglia e quindi ha voluto aprire questo servizio che in questo territorio non c'era e che è molto importante, perché come diceva adesso prima la Presidente, in fondo la casa è il luogo dove si vive, e se si hanno delle necessità occorrono dei servizi che possono anche orientare, indirizzare, capire qual è e fare l'analisi del bisogno e orientare anche all'interno della rete dei servizi che esistono nel territorio, e quindi fare un discorso anche integrato tra servizi alla famiglia, servizi sanitari, scuola e attività ricreative. E credo che poi questo territorio sia ricco anche di operatori che ci lavorano, che hanno ancora la passione del proprio lavoro oltre che la professionalità, e credo che questo sia estremamente importante. Di che cosa si occuperà questo servizio e quali figure ha a disposizione inserito?
ha inserito intanto un assistente sociale, una cosa importante, questo servizio è anche integrato rispetto a un protocollo che il Comune ha fatto anche con la ASL rispetto ad alcuni servizi, e la coordinatrice di questo centro è la referente e anche l'assistente sociale del municipio che si occupa di minori e di famiglie, e questo credo che è estremamente importante, anche se non è che potrà essere qui tutto il tempo, però il coordinamento, la direzione e altro credo che è estremamente importante, perché questo significa non delegare un servizio, ma fare in modo che il servizio sia sempre più professionale, mirato alle necessità del territorio, che il municipio poi i servizi conoscono bene. E poi, dicevo, le figure sono o l'assistente sociale che sarà presente per quasi tutto il tempo dell'apertura del centro e che farà la prima accoglienza, l'orientamento, la valutazione del bisogno, eccetera, e anche il sostegno genitoriale dove è necessario un primo sostegno genitoriale. Dopodiché abbiamo gli educatori per le consulenze, gli interventi di supporto educativo, perché non tutte le famiglie hanno necessità di essere supportati da un punto di vista psicologico. Alle volte, voglio dire, le mamme e le famiglie hanno semplicemente bisogno di apprendere a fare i genitori, imparare a fare i genitori, imparare quali sono le cose che possono essere disfunzionali, sapere come si tratta un neonato, cioè ci sono mille sfaccettature che alle volte si creano problemi non perché siano persone problematiche, ma perché sono persone giovani, inesperte o che non si sono mai trovate a contatto di una certa realtà. Poi abbiamo gli psicologi, e ne abbiamo due psicologi con specializzazioni, uno a livello di tipo di terapia della famiglia e l'altro orientamento psicodinamico, ma anche la persona orientamento psicodinamica ha lavorato tantissimi anni con le famiglie e con i minori, quindi, come dire, non è psicanalisi e altro, oltre che esperta in gruppi. E poi abbiamo a chiamata il mediatore culturale insomma, su casi, su appuntamenti, e abbiamo anche una risorsa particolare, il consulente legale in diritto di famiglia, dove può comunque orientare, dare delle prime risposte, far capire alle persone che cos'è, quali sono le posizioni della nostra legislatura, della legislatura italiana, e gli scontri, i punti di problemi, i punti critici, e capire poi che cosa fare. Certo, non si possono seguire da un punto di vista legale, ma l'ascolto, l'accoglienza, l'orientamento e le prime risposte sono estremamente importanti. E poi questi sono il canavaccio. Poi ce ne sono anche tantissime altre sfaccettature, e poi diciamo che gli interventi saranno anche più calati, orientati rispetto a che cosa poi la popolazione, gli afferenti chiedono. No. In ogni caso abbiamo anche inserito la possibilità che anche i papà singoli si possano rivolgere al centro famiglia e non altro. E poi credo che questo c'è un vantaggio anche questo centro, che a fianco c'è una ludoteca, per cui se c'è una mamma o qualcuno che vuole venire, non solo può lasciare il bimbo alla ludoteca, ma può anche non coprirsi dal fatto rispetto a qualcuno che viene al centro famiglia, perché l'ingresso è anche della ludoteca e quindi può mimetizzarsi, perché sappiamo che molte situazioni alle volte non si rivolgono ai servizi per paura di essere etichettati, farsi vedere e altro, e quindi vabbè, vediamo. E comunque sta nel cuore, diciamo, nevralgico, perché cioè, sarà la ludoteca, c'è il centro anziani, c'è la parrocchia con tanti gruppi giovanili, c'è la casa della salute, c'è il consultorio, c'è il
il centro giovani municipale, quindi sicuramente è una posizione che permette di far conoscere i tanti servizi e di veicolarli proprio in quei punti che sono quelli che hanno più le antenne, diciamo, da questo punto di vista. Io prima di passare la parola a Monteverde volevo ringraziare Giovanni Figattalamacca, che è l'assessore alla scuola, che è qui con noi, perché ci servirà poi fare appunto questo link con le scuole che serve appunto per lo stesso motivo che dicevamo. Ci sono tante persone, una per tutte, Trionfalmente 17, che è la più grossa realtà, diciamo, territoriale. Grazie. E quindi credo il fatto che siano presenti è un altro sistema per fare rete. Ci sono persone, mi scordo sicuramente qualcuno, vi voglio bene a tutti e poi magari a Emiliano invece fa le cose più istituzionali, però invece delle, diciamo, persone che sono appunto delle antenne. C'è anche Andrea Catizzone, che è un'avvocata che si occupa specificatamente dei temi delle famiglie, spesso scrive interventi e anche articoli e anche fa degli studi su questo, quindi mi faceva piacere che fosse presente. L'avvocata Iside Castagnola, che è stata consigliera del municipio, Telefono Azzurro, diciamo tutte queste persone che nella città comunque sono legate a questo tipo di interventi, quindi le ringrazio e do la parola a Emiliano e poi offriamo.